Immaginatevi un carosello di macchine complicatissimo e senza paragoni che si mette ad animare nel pieno della notte la centralissima piazza Margherita di Rocca di Papa. Al giorno d'oggi può capitare, è vero, ma se le auto in questione sono guidate da zebre e gorilla, forse qualcuno penserebbe di avere le visioni o di essere ubriaco. Ma un evento del genere è accaduto davvero, durante una sera del lontano 1963, a causa delle riprese di una commedia internazionale storica, La Pantera Rosa. Di tutte le sequenze girate, quella appena descritta fu forse la più singolare, nasconde nel suo intimo una metafora della vita. Il vecchietto che assiste all'inseguimento di macchine guidate da animali, giullari e cavalieri medievali è infatti la testimonianza più diretta della follia umana. Tutto è concentrato attorno a una rotatoria a poche strade. Si riconoscono in particolare Corso Costituente, l'ex cinema Roma, una merceria e il distributore di benzina alla fermata della vecchia funicolare. L'unica attività commerciale riconoscibile è la trattoria Massimo D'Azeglio, oggi bar centrale, davanti alla quale l'anziano del posto si sistema comodamente per godersi il vorticoso inseguimento. Primo atto di una serie cinematografica, La Pantera Rosa, è l'inizio di 6 episodi che raccontano le avventure dell'ispettore Clouseau. Tra gag esileranti, azioni pasticciate, l'ispettore è l'assoluto protagonista della commedia, ove sono di grande importanza le location dell'opera, tutte italiane. All'epoca, infatti, Roma e i suoi dintorni diventarono in breve tempo una sorta di Hollywood europea. Tutti gli attori, i registi e i capolavori di quegli anni portano un segno di italianità, attraverso soprattutto la grande capacità della nostra nazione di attrarre gli stranieri con la qualità della propria cultura, del talento, dei set naturali ornati da antiche vestigia con i musei, gli spaccati memorabili di una natura, di una provincia ancora realisticamente popolare e rurale. La piazza centrale di Rocca di Papa oggi si è rinnovata e raffinata. Non è più tempo di riprese cinematografiche, di ispettori, di zebre o gorilla, ma il fascino degli ambienti, almeno quello per una volta, è rimasto intatto.